Ed eccoci qui ragazzi in un nuovo video delle notizie extra, extra, le squadre calabresi, la Calabria dilettantistica e partiamo subito con le notizie, video che uscirà sul secondo canale. In questi ultimi giorni diverse notizie di cui parlare tra interviste anche relative ai direttori sportivi, perché vi ricordo che su questo canale esce un'altra serie relativa alle ufficialità, ma solo per quanto riguarda gli allenatori e i giocatori. Qui parliamo anche di direttori sportivi ed in questo senso, comunque, direi che possiamo subito partire parlando di Fidelis Andria, quindi dalla Serie C, perché la Fidelis Andria che si è salvata all'ultimo, tra l'altro, se non mi ricordo male, proprio tramite playout la scorsa stagione, riparte da Federico per quanto riguarda il direttore sportivo. Dopo la mini parentesi con lo giudice, la Fidelis Andria riparte così da Federico, direttore sportivo che tra l'altro, se non mi ricordo male, ha lavorato anche a Teramo negli ultimi tempi, firma un contratto annuale, direttore di competenza, di buon livello, che sicuramente per una Fidelis Andria il cui obiettivo sarà ancora una volta confermare la categoria, ci può assolutamente stare. E potrà certamente dimostrare il suo valore. Detto ciò, rimanendo in Puglia, parliamo di Audace Cerignola perché ci sono state diverse riconferme in ottica prossima stagione. Un Audace Cerignola che viene da una grandissima cavalcata nel girone H di Serie D e anche un'ottima cavalcata in Coppa Italia Serie D, dove, se non mi ricordo male, si è fermata solamente in semifinale di Coppa, e vengono riconfermate diverse figure che l'anno scorso hanno svolto un ruolo fondamentale per la promozione del Cerignola. Innanzitutto il direttore generale di Biase, confermato quindi in ottica prossima stagione, così come anche il direttore sportivo di Toro, anche lui confermato, assieme anche a mister Pazienza. Quindi Pazienza sarà ancora allenatore dell'Audace Cerignola in ottica prossima stagione, anche per la Serie C, una Serie C che si prospetta sicuramente complicata per un Cerignola il cui obiettivo sarà confermare la categoria. Diverse conferme sono arrivate anche sul piano tecnico e a livello di organigramma confermato, anzi, nuovo vicepresidente che sarà Francesco Grieco e nuovo AD che sarà l'avvocato Rosario Marino, quindi il presidente Grieco ha proprio annunciato tutte queste notizie fondamentali in casa Cerignola, che tra l'altro poi, come dicevo, ha confermato diversi calciatori, ma questo ne parleremo in un altro video. Parlando di direttori generali, è ufficiale la notizia dell'arrivo di Michelangelo Vitali a Novara, un Novara che riparte dalla Serie C dopo un'ottima stagione nel girone A e una promozione centrata, riconfermato in primis mister Marchionni, ma viene annunciato anche Vitali come nuovo direttore generale. Dovrà certamente ricoprire un ruolo delicato all'interno di un club che secondo me potrà nel girone A la prossima stagione lottare, non dico per i primissimi posti, ma chissà, per una salvezza tranquilla o magari anche addirittura i playoff, dovesse Novara investire pesantemente sul mercato. Vedremo un po'. Detto ciò, notizia molto veloce in casa Parma perché è stato annunciato come nuovo responsabile del settore giovanile Mattia Notari, quindi notizia in casa Parma che oltre a lavorare per la prima squadra aveva annunciato per esempio Pecchia come nuovo allenatore e anche diversi colpi di mercato sono in canna. Ecco, Krause lavora anche in ottica settore giovanile. Ecco, parlando di settori giovanili, notizia ufficiale in casa Brescia, perché Possanzini è il nuovo mister del Brescia Primavera. Notizia importante per un mister che ha seguito De Zerbi nelle sue ultime esperienze a Sassuolo, allo Shakhtar, è stato il suo vice, quindi in realtà ha certamente appreso diversi dettami tecnico-tattici importanti da un allenatore che è uno dei migliori nel panorama italiano, per quanto ormai si sia allontanato dalla Serie A, però rimane uno dei migliori De Zerbi in giro. Detto ciò,
Sicuramente Possanzini avrà a questo punto un ruolo non di primissimo piano, ma neanche così da considerare male, perché potrà lavorare in un Brescia ambizioso e potrà dimostrare il suo effettivo valore. Detto ciò, nuova notizia in casa Marsiglia, quindi andiamo in Francia, perché Javier Ribalta, dopo la parentesi con il Parma, riparte dal Marsiglia come nuovo direttore sportivo. Questa è la notizia, quindi Ribalta viene ufficializzato da un Marsiglia voglioso di tornare a lottare addirittura per il titolo in Ligue 1 dopo una stagione in cui, se non sbaglio, il Marsiglia è arrivato nei primi 3 posti della graduatoria. Vado a memoria, onestamente, non mi ricordo, però mi sembra nei primi 3 posti ci è arrivato il Marsiglia dopo una buona stagione. E con Mister Sampaoli, che tra l'altro è stato anche silurato, e Tudor è arrivato come nuovo allenatore, quindi un Marsiglia molto italiano, italianeggiante più che italiano vero e proprio, però sicuramente Ribalta è un direttore di competenza e sarà interessante vederlo all'opera in Ligue 1. Detto ciò, altre notizie, sempre parlando di direttori sportivi. Questa in casa Galatasaray perché c'è un cambio nel ruolo di direttore sportivo, non sarà più sensibile, direttore di chiare origini italiane che ha lavorato per il Galatasaray negli ultimi anni, ma viene sostituito, viene rimpiazzato da Cenk Ergun, quindi nominato Ergun come nuovo direttore sportivo e per un Galatasaray che vorrà, dopo una stagione negativa perché la formazione turca è arrivata nei bassi fondi della classifica della Super League, e ovviamente l'obiettivo era diverso perché Galatasaray lo conosciamo, una squadra ormai consolidata in Europa, però sicuramente forse serviva qualche cambio, magari voleva andare anche un segnale forte alla piazza e quindi arriva questa sostituzione con Ergun come nuovo direttore sportivo. Detto ciò, notizia particolare in realtà per quanto riguarda Rebus, entriamo un po' nell'alveo delle notizie stravaganti perché Rebus ha firmato con lo Spartak di Mosca dopo che, se non ricordo male, si era svincolato dal Lokomotiv perché lui giocava in Russia con Lokomotiv Mosca. Rebus, nazionale polacco, si è accordato a zero con lo Spartak, rimanendo così in Russia, ma per questa motivazione la nazionale polacca lo esclude dal mondiale del Qatar, quindi non lo convocherà al mondiale, perché ovviamente la Russia è in guerra con l'Ucraina, la Polonia si schiera a favore dell'Ucraina e quindi non accetta questo tipo di situazione, non la convoca e quindi anzi, non lo convoca. E quindi Rebus a questo punto credo rinuncerà alla nazionale oppure dovrà rinunciare allo Spartak Mosca e accordarsi con un club di un'altra nazione. Vedremo se effettivamente sarà così, però notizia molto particolare. Parlando di Russia, ufficiale la regola dei calciatori militanti in Russia e in Ucraina di poter lasciare i club di appartenenza in prestito. Così come è avvenuto per gli ultimi 4 mesi della scorsa stagione, vale fin da subito per l'intera stagione 22-23 la possibilità quindi ai vari calciatori di abbandonare Russia-Ucraina per motivazioni di guerra e abbracciare progetti in Europa oppure da qualche altra parte. Questa è la notizia. Notizia importante nell'ottica dell'uguaglianza, dopo quelle che ci sono arrivate dall'America, dove già lì la nazionale femminile e quella maschile, i vari calciatori e le calciatrici percepiscono pari stipendio, anche così varrà per l'Olanda. Dal 1 luglio i calciatori che militano nella nazionale olandese e quella maschile e quella femminile verranno retribuiti allo stesso modo, quindi un ulteriore passo verso l'uguaglianza, almeno sotto questo aspetto. Parlando però di America, annunciate le sedi del Mondiale 2026, Mondiale 2026 che sarà proprio ospitato dagli USA e dal Messico,
E la FIFA ha annunciato le sedi per le diverse regioni, perché ci sono ovviamente tre regioni differenti, quella est, centrale e ovest. Per quella est individuate come città ospitanti Toronto, Boston, Philadelphia, Miami e New York. Per quanto riguarda la regione centrale individuate Houston, Dallas, Monterrey, Kansas City, Atlanta e Città del Messico. Mentre per la parte ovest, Los Angeles, Seattle, San Francisco, Vancouver e Guadalajara. Quindi queste le città che ospiteranno il mondiale del 2026. Parlando di ospiti, c'è da parlare del Monterosi, che si trasferisce ufficialmente a Pontedera, un Monterosi che ancora ha delle problematiche relative allo stadio, e quindi si è resa necessaria l'individuazione di un impianto sportivo che potesse ospitare il Monterosi nelle prossime partite di campionato. Non è stato rinnovato l'accordo con la Viterbese per giocare le partite, almeno in casa, a Rocchi di Viterbo, ma la Viterbese quindi non si sono accordati per motivi economici, sembra, cioè quanto comunque ne sappiamo. C'è stato un mancato accordo sotto l'aspetto economico, e quindi Monterosi che andrà a giocare a Pontedera in Toscana, un bel po' distante rispetto a dove è situato Monterosi, che è geograficamente vicino Viterbo, quindi dovrà farsi delle belle trasferte ogni giornata in Monterosi. E a questo punto in realtà questo potrebbe anche portare il Monterosi a spostarsi di girone, perché giocando in Toscana è più comodo fargli giocare il girone B, anche perché sennò dovrebbe andare in Sicilia e sono trasferte lunghissime. Attenzione anche a questa cosa in ottica gironi, perché non è di poco conto in realtà. E così la Viterbese potrebbe slittare nel girone C oppure il Pescara. Questo qua c'è da capire bene. Detto ciò, proseguiamo, perché voglio leggere un botta e risposta che sono stati scritti sull'applicazione Tuttocampo tra un direttore sportivo e un genitore, perché è veramente intrigante secondo me per comprendere come il movimento del calcio, per quanto sia un esempio stupido se vogliamo, però come in realtà il mondo del calcio stia funzionando in questi ultimi anni, almeno in Italia, perché secondo me è intrigante. Leggiamo le due lettere per poter poi capire bene la situazione e poi commentiamo. Questo è del direttore sportivo di una squadra di calcio. Prende sempre più piede o va sempre più di moda il ruolo dei procuratori tra i giocatori dilettanti, e come tra i professionisti sono considerati uno dei mali più grandi del calcio, così si sta diventando anche tra i dilettanti. Ragazzini di 19 anni con zero presenze in prima squadra che escono da una juniores elite, che alla loro prima telefonata ricevuta da un DS rispondono: devi parlare con il mio procuratore. Ragazzi di 25 anni che cambiano 8 squadre in 4 anni perché ad ogni difficoltà, anziché chiarire col mister o lottare per un posto titolare, chiamano il procuratore e gli chiedono una nuova sistemazione. Colloqui durante i quali i ragazzi senza personalità e senza voce fanno parlare solo il procuratore, che ne descrive qualità tecniche e umane come se stesse parlando di un mix tra Leo Messi e Padre Pio, e gli allenatori e i direttori sportivi che perplessi si guardano e attendono garanzie sull'impiego, la richiesta economica per il giocatore ed il compenso per la procura. Gli stessi ragazzi poi devono anche una parte del loro ingaggio al loro procuratore perché la loro carriera dipende da lui. Ragazzini che vengono educati nel dire e non dire certe cose, ragazzi che non legano con nessuno, già a 25 anni hanno già l'etichetta di mercenari, ai compagni non devono parlare del rimborso. Con i direttori non ci devono parlare perché ci pensa il procuratore, con i presidenti men che meno. Gli allenatori o ti fanno giocare o si cambia squadra. Poi qualcuno si stupisce e si chiede come mai proprio questi ragazzi sono quelli che smettono prima di giocare a calcio e mollano la prima difficoltà. Ricordate, il procuratore assiste solo calciatori professionisti, non esiste la procura tra i dilettanti. Questo è intrigante perché rappresenta quella che potrebbe essere la realtà. Non ho le prove per affermare ciò, tangibili, però comunque è molto probabile che avvenga così, cioè che ci siano dei mini procuratori, chiamiamoli così, anche loro dilettanti, perché poi non possono essere definiti professionisti, perché esistono i procuratori professionisti che lavorano per i professionisti.
comunque alcuni procuratori che svolgono il ruolo di padrino dei ragazzi, che magari giocano in formazioni dilettanti, e questo è un problema. È un problema perché, come dice questo direttore sportivo, evidentemente spiegando quello che è successo a lui stesso in prima persona, perché queste sono, sembrano frasi che gli sono state rivolte a lui stesso, quindi il ragazzino ormai non fa parlare il procuratore, non fa nulla. Se gli sta sul cazzo il mister, cambia squadra e ovviamente così che non c'è neanche più la voglia di lottare, non c'è neanche più la fame per giocarsi il posto titolare, il voler migliorare, perché tanto c'è il procuratore che mi trova un'altra squadra. Ed è un problema importante perché effettivamente se ci riflettiamo non dovrebbe esserci la figura del procuratore nel dilettantismo e in una realtà dilettantistica che per l'appunto dilettantistica non si dovrebbe parlare di professionismo, anche perché già si parla di una volontà di ridurre il numero di squadre professionistiche. Se poi nel dilettantismo subentrano figure che non dovrebbero esserci, è un problema. Attenzione perché andiamo a leggere la risposta di un papà che ha voluto rispondere al direttore sportivo. Buongiorno, volevo rispondere alla lettera di sfogo del direttore sportivo che tramite la vostra rubrica La posta del calcio si lamenta della presenza dei procuratori tra i giocatori dilettanti. Letta così risulterebbe ineccepibile, ma forse il direttore sportivo in questione si dimentica di ricordare che spesso sono proprio certi atteggiamenti e comportamenti dei direttori sportivi che hanno portato a creare questo fenomeno. Provate a chiedere a chi, arrivato a 18 anni, deve firmare un definitivo con una società per vedere che succede. Ci sono i premi di valorizzazione da pagare, spesso cari e salati. PS, mi dicono che contano anche 2 anni in cui i ragazzi sono stati fermi per il Covid. Bella valorizzazione. Che diventano delle vere gabelle se tra le due società non corre buon sangue. E alla fine che ci rimette il ragazzo stesso che, una volta vincolato per 7 anni, dovrà sottostare tutto e per tutto la nuova società. Per non parlare delle promesse fatte prima della firma e poi quasi mai mantenute. Vieni, vieni con noi, abbiamo un progetto su di te, giocare in prima squadra. Poi il giovane è spesso parcheggiato nella junior o da qualche altra parte, perché ormai una volta firmato il definitivo è bloccato lì. La società ha speso dei soldi e lui è diventato un oggetto di proprietà. Altro che chiarire con il mister o parlare con il DS se ci sono dei problemi, magari fosse così. Il signore ha anche scritto che ci sono direttori sportivi che perplessi si guardano ed attendono garanzie sull'impiego. Ma quando mai? Ma quando mai? Io non ne ho mai trovato un DS perplesso titubante. Casomai è un ragazzo spesso timido che gradirebbe delle garanzie, che nella maggior parte dei casi verranno concesse solo a parole. La figura del procuratore intesa come scrive il DS è negativa, ma sono loro che indirettamente l'hanno creata perché il ragazzo, a volte da solo in un mondo di furboni, ha spesso bisogno di qualcuno che conosca le leggi e ben lo consigli, un papà. Allora, devo dire che effettivamente esprimono due facce della stessa medaglia. Cioè, io mi trovo a essere d'accordo con entrambi. Come poi spesso nelle discussioni, nei dibattiti, alla fine la verità sta quasi sempre nel mezzo, cioè ha ragione sia uno che l'altro, oppure nessuno dei due. In questo caso entrambi. Cioè, da un lato il DS la vede alla sua e vede il procuratore come una figura negativa perché lo intralcia da un punto di vista economico. Però effettivamente il padre dice: sì, va bene, se la leggiamo in questo modo è negativa come cosa, però è diversa in realtà perché sono i direttori sportivi stessi, tramite i propri atteggiamenti, tramite il non rispettare certe promesse fatte che poi sono promesse che rimangono lì, il dire: vieni con noi che ti facciamo giocare titolare, poi alla fine non giocherà mai, questo è un esempio. Quindi loro stessi creano la figura del procuratore, perché se mantenessero le loro promesse, se facessero quello che devono fare, dice il papà, il procuratore non serve perché il ragazzo è tutelato, è tranquillo e non ha bisogno di qualcuno che lo protegga, che conosca meglio quel mondo, che possa proteggerlo e che possa in un certo modo difendere i suoi diritti. Poi c'è un problema, che il procuratore anche lì se ne approfitta, quindi in quel caso si approfitta sia del ragazzo che della società e quindi si crea tutto un circolo vizioso. Il problema è l'uomo, diciamo in generale quello è il problema, però
Però capite che ci si può fare ben poco. Però secondo me questo botta e risposta era interessante perché ci ha fatto vedere due lati della stessa medaglia che magari spesso non si considerano e che secondo me comunque era interessante andare a vedere. Detto ciò, altre notizie per andare avanti. L'indice di liquidità, questione veramente spinosa. FIGC e Gravina che l'hanno imposta come regola di iscrizione a campionati Serie A di Serie B di Serie C, alla fine tutte le squadre l'hanno sistemato, nel senso che tutte le squadre, qualcuna anche non volendo, sono risultate in regola con l'indice di liquidità. Nonostante FIGC lo abbia eliminato, cioè 2 settimane fa, tre forse, ha abolito l'indice di liquidità come parametro di iscrizione, risulta che tutte sono in regola. E a sto punto la domanda sorge spontanea. È stato eliminato per quale motivo? Tutte erano in regola? Cioè, boh. Comunque, questione molto spinosa di cui abbiamo anche già discusso abbastanza e non vorrei tornarci particolarmente. Notizia per quanto riguarda il mondiale, perché ogni nazionale per il mondiale potrà avere un massimo di 26 giocatori, quindi ha aumentato il numero rispetto alle passate edizioni, dove il massimo era di 23 elementi per rosa. Dal prossimo mondiale saranno ben 26. 26, quindi un numero superiore rispetto al passato. Detto ciò, notizia, ecco, Serie A. La Serie A ha annunciato i calendari. In Serie A, calendari che sono cioè un campionato che inizia prima per via del mondiale. Infatti, la Serie A si fermerà un mese pieno, quindi ci saranno anche più turni infrasettimanali. E l'inizio è stato anticipato rispetto al solito. Ecco, al di là di questo, andiamo a vedere la prima giornata, solo per curiosità e per cronaca, diciamo. Prima giornata che è così composta da Fiorentina Cremonese. Quindi la Cremonese neopromossa andrà a Firenze, Verona-Napoli, partita molto intrigante, Juventus-Sassuolo, Lazio-Bologna, Lecce-Inter, e se li propone tra l'altro perché mi ricordo che 2 anni fa ci fu Inter-Lecce come prima giornata, la partita in cui l'Inter vinse 4-0 quell'anno, l'anno in cui vinse lo scudetto, Milan, no, forse l'anno prima che vinse lo scudetto, Milan-Udinese, Monza-Torino, Salernitana-Roma, Samp-Atalanta-Spezia-Empoli, questa è la prima giornata. Detto questo, andiamo avanti. Ecco, provato indice. Ecco, andiamo a vedere che cosa ha detto Casini. Qui chiudiamo poi un'intervista a Casini circa diverse tematiche. Questa molto interessante. La prima riguarda proprio l'indice di liquidità, quindi vediamo che cosa ha detto. Sbagliato per modi e per tempi, con cui è stato introdotto. La Lega non ha avuto l'ascolto che avrebbe meritato. Spero che si inizi a lavorare per le riforme che davvero servono al calcio italiano. Quindi Casini dice: indice di liquidità non va bene. Per quanto tutte le società siano rientrate nei parametri, alla fine, secondo il presidente della Lega di Serie A, non andava introdotto molto, molto semplicemente. La Lega alla fine è stata ascoltata perché è stato abolito come parametro, però, ripeto, ormai alla fine le società hanno dovuto fare forse potenzialmente salti mortali per poter rientrare. In particolare mi viene in mente la Lazio, che fino all'ultimo non rientrava nei parametri, però Casini dice non son queste riforme da fare. Giustamente, così come dice, il decreto crescita non va abolito perché ovviamente sarebbe un danno per le squadre di Serie A, difendendo i diritti delle varie squadre, dice quello. Però vediamo cosa ha detto circa anche il tema dei diritti TV, di come aumentare i ricavi, che è forse una delle problematiche cui la FIGC, in seno con le varie leghe, dovrebbero cercare di risolvere. Le risorse economiche di un club possono aumentare sia grazie all'introduzione di nuovi ricavi, sia riducendo i costi. E fin qui la logica impone questo. Nel primo caso, le fonti di maggior guadagno sono la commercializzazione dei diritti audiovisivi all'estero, che va liberata dai limiti legislativi. Ci sono poi i soldi che derivano dal betting e quelli dei saldi di proprietà. Quindi, dice sostanzialmente Casini, due sono i modi per diciamo,
aumentare le risorse economiche e rientrare in quella famosa parola che i vari Gravina, Ghirelli continuano a ribadire: sostenibilità, sostenibilità economico-finanziaria. Ecco, come si fa? Due, o si riducono i costi, però non è facile. Non è facile di punto in bianco ridurre i costi, o tutte le squadre lottano per salvarsi e quindi riduci i costi, però capite bene che non è facile. Non è facile ridurre i costi perché una società di calcio dà da mangiare a tantissimi dipendenti, i vari giocatori percepiscono dei contratti che non sono come tutte le altre aziende, perché un'azienda come Amazon va a pagare con i macchinari, ma paga gli operai 1000 euro al mese, 1500 se va bene, invece un'azienda di calcio ne paga milioni al mese, quindi no, per milioni magari no, però centinaia di migliaia di euro al mese, quindi è diversa la situazione e quindi non è facile ridurre i costi. Aumentare i ricavi sarebbe più che positivo. Diverse sono le cose, il betting, quindi il discorso legato alle scommesse, e su quello ci sarebbe qualcosa da fare se vogliamo. Il vendere meglio il prodotto all'estero, quindi diritti audiovisivi venduti all'estero, che è fondamentale, cosa che per esempio si sta già facendo, perché in realtà la Lega di B ha venduto l'anno scorso i diritti un po' in tutti i paesi del mondo, addirittura anche in Thailandia, veramente dappertutto, e quindi su questo si sta facendo un buon lavoro e bisogna continuare così, perché la Premier è arrivata a quei livelli perché i diritti TV sono tantissimi, sono molto alti. E poi le sale di proprietà. Altro punto focale, lo stesso Seferin ha parlato di questo tema dicendo proprio che ad oggi non esiste uno stadio in Italia che possa ospitare una finale di Champions. Quindi una frase forte, e uno dice sì, l'Olimpico o San Siro. Sì, però, nel senso, la sua era, secondo me, una frase vera ma un po' provocatoria, nel senso che in Italia non ci sono gli stadi adeguati. Ed è così perché la vita media, anzi, l'età media di uno stadio è di 70 anni, San Siro quanti anni ha? L'Olimpico quanti anni ha, per dire, no? Ed influisce questo perché sono necessari per poter stare al passo con gli altri stadi moderni. Dispiace, ma è così. Dispiace, ma è così. Quindi il problema delle infrastrutture è un problema che riguarda l'intera nazione. Solo poche squadre si sono mosse in quest'ottica, l'Atalanta. La Spal ha provato a fare qualcosa, l'Albino Leffe, la Juve, ma sono poche, il Monza, ma sono poche perché ovviamente le risorse non sono tante, la politica si mette in mezzo perché vedi la questione San Siro, la politica si mette in mezzo, aumentano i tempi e non si cambia mai, purtroppo ragazzi questo è, però sicuramente c'è qualcosa da fare perché se si vuole veramente migliorare questo calcio bisogna applicare le riforme sotto il profilo culturale, economico-finanziario, dei campionati e di tantissime altre cose subito. Ma purtroppo sono discorsi che si fanno da anni, ma che non vengono evidentemente applicati da parte di chi ha l'opportunità di poter governare e decidere. Detto ciò, mi fermo. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao, ragazzi.